Ed eccoci qua, bentornati e ben ritrovati su Sono Solo Figurine, il podcast di Scambio Figurine, che è la piattaforma online che vi permette di scambiare con tutti gli appassionati e i collezionisti in tutta Italia in modo facile e veloce e magari anche proficuo, che vi dà tante soddisfazioni e in modo anche divertente. Vi fa conoscere tutte queste belle persone, vi fa scambiare le vostre figurine, ma soprattutto vi fa completare le vostre collezioni preferite. Ed eccoci qua dopo un'altra settimana, grande successo la settimana scorsa con l'episodio del podcast legato all'effetto wow, che quando entrate su Scambio Figurine fate wow, che quando ricevete la busta fate wow, e tutti wow, 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 da una parte, wow dall'altra. Insomma, mi avete lasciato diversi commenti, mi avete scritto anche sul sito, insomma, mi fa piacere che vi è piaciuto. Spero che anche questo episodio sia piacevole come il precedente, come magari i futuri, come magari quelli passati. È stata molto, una settimana molto dura, molto intensa, infatti sono parecchio stanco, non so se vedete, non mi sono neanche fatto la barba per l'occasione, trucco e parrucco questa settimana l'ho saltato, ma insomma avevo bisogno di rilassarmi adesso che è venerdì sera, venerdì 18 ottobre, San Luca, alleluia, San Luca, Gianluca, San Luca. Dico questo piccolo aneddoto mio: io avevo un nonno molto vecchio, io sono di origini siciliane, non so se si sente, non si sente perché sono nato a Bologna, si sente che c'ho questa esce, però avevo questo nonno siciliano molto vecchio che, pensate, era nato nel 1898, che fa capire che non sono un ragazzino, però comunque lui era molto vecchio ed era pure analfabeta. E poi, insomma, una volta c'era questa cosa qua che non si poteva andare a scuola. E quando i miei genitori mi hanno chiamato Gianluca, peraltro mi chiamo Gian Spazio Luca, lui aveva difficoltà a dire Gianluca e mi ha sempre chiamato San Luca. E tutte le volte che si festeggia San Luca mi viene sempre in mente il mio nonno, il mio nonnone gigante, che mi chiamava San Luca, vieni qua che te devo dire delle cose. E così, e quindi sono San Luca. Vabbè, chiusa la parentesi dell'aneddoto storico, esatto, e quindi siamo qua a raccontarvi delle ultime novità di questa settimana. Questa settimana ho pubblicato ed è uscita la raccolta di One Piece, il 25esimo anniversario, 200 figurine, tra cui 150 normali e 150 olografiche, parallel che dir si voglia. Anche qui apro una piccola parentesi, ho fatto uno strappo alla mia regola di non pubblicare le parallels, perché secondo me è una di quelle cose che la Panini poteva risparmiarsi. Capisco che magari ci sono gli appassionati che più ne vogliono, più ne hanno, più ne, insomma, li guarderà, però insomma è un modo per guadagnare dei soldi alla Panini. Quindi in questa raccolta, che ce ne sono 150, ho pensato di pubblicarle, ma in altre raccolte, dove tipo quelle dei calciatori, a treno, adesso non mi ricordo quale nello specifico, ci sono centinaia di parallels, la blu e la verde e la rossa, che di fatto non è altro che la stessa figurina con uno sfondo, con un bordino di color diverso. Secondo me è una scemenza, mio parere personale da non collezionista, però insomma, c'è chi è appassionato e chi mi chiede sempre: ma perché non pubblichi le parallels? Non lo faccio, soprattutto in quelle raccolte, perché ovviamente è un peso sull'infrastruttura, è un peso sul calcolo che bisogna fare durante gli scambi, insomma diventa molto pesante sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista delle performance, e quindi ho deciso di non pubblicarle. Per One Piece le parallel sono 150, quindi sono le prime 150 normali, 150 olografiche, e poi ci sono le ultime 50 card sono normali e 10 limited edition, di cui abbiamo già le immagini, quindi le ho pubblicate. Ringrazio chi mi ha mandato le immagini scannerizzate, grazie veramente. Insomma, è stata una cosa molto gradita, che ho ricambiato con degli UJOY, così come faccio sempre quando qualcuno contribuisce al miglioramento del sito, per renderlo migliore non tanto per me ma quanto per lui e anche per tutti gli altri che hanno queste raccolte, comunque che frequentano e che usano il sito in modo attivo. Quindi grazie ancora a chi contribuisce al miglioramento di Scambio Figurine. Pubblicato anche altre raccolte vecchie, sto cercando sempre di scodare, siamo sempre intorno alle 1300 richieste da scodare, che sono diventate molto meno da quando ho messo in piedi questa nuova possibilità di fare un po' di ordine ognuno per se stesso sulle richieste che sono state fatte. Piano piano ci arriviamo, ne pubblichiamo tantissimi. Vi ricordo che sul sito ci sono oltre 2000 raccolte inserite tra figurine, cards, Lego minifigures,
personaggini, braccialettini, insomma, sorpresine Kinder ne ho messe, ho fatto un po' di tutto. Certo, magari le cose non legate alle figurine sono meno, diciamo, meno famose, anche perché io non vado a cercare su scambio figurine lo scambio delle sorpresine, no, le trovo su scambio sorpresine. Non è detto, come ho già detto con qualcuno, che faccia un clone di scambio figurine, lo chiamiamo scambio sorpresine, perché no, oppure scambio minifigus, oppure perché no, scambio qualunque cosa, oppure perché no. Quindi state sempre in ascolto sulle news, perché magari un giorno vi darò questo annuncio dove mi sdoppierò e da una parte sarò vestito con la mia maglietta multicolor, come capita in diverse news, e magari farò un podcast dall'altra parte vestito tipo Vetto Kinder, con la testa bianca e il corpo arancione e tutta la faccia marrone di cioccolato. Ah, che me la mangio tutta, che c'ho la fame, che la vedo, che sto facendo anche una piccola dieta personalizzata per calare un po' di peso, che sono molto ciccione. Ma va bene così, andiamo avanti così. Tema della settimana, titolo: fate i bravi. Questo bel bambino che risulta nell'immagine del podcast di YouTube, che è stato realizzato con una AI generativa, con una intelligenza artificiale generativa, è molto bellino, molto realistico, però mi piacerebbe vedere questa faccia pulita in voi, che insomma, che dovete fare i bravi per essere dei bravi scambisti su scambio figurine, delle brave personcine. E cosa bisogna fare per essere così bravi? Ci sono delle piccole, diciamo, regole, piccole buone pratiche che vi permettono di essere dei bravi utenti, che insomma piacete a chi vi contatta. La cosa fondamentale che dico sempre, questo è un po' una puntata a ripasso su quelli che sono i punti fondamentali per essere delle brave personcine su scambio figurine, è quella di rispondere a tutte le proposte di scambio, a tutti i messaggi. È chiaro, Non pretendo che vi rispondiate già con ok, buono lo scambio, facciamo questa figurina e quest'altra. Magari avete degli scambi in corso, magari state pensando di scambiare con un utente alcune figurine e con lui no, eccetera, eccetera. Quindi rispondete comunque, magari come sto dicendo io: guarda, sto facendo già uno scambio, ti rispondo tra 2 o 3 giorni. Oppure no, guarda, non mi interessa. Però rispondete, perché la comunicazione è fondamentale per voi, perché così capite che intenzione è quell'altro, ma è fondamentale anche per quell'altro, perché magari anche un'altra persona sta aspettando delle risposte. Quindi insomma è tutto un gioco di incastri tra comunicazioni che, se non vengono date, rimanete un attimo così con il punto interrogativo. Quindi la prima cosa fondamentale per fare i bravi su scambio figurine è rispondere a tutte le proposte di scambio. Cosa succede se non rispondete alle proposte di scambio? Ci sono degli algoritmi, cosiddetti algoritmi bad karma, che intercettano un po' questa brutta pratica di non rispondere e fa un più uno o un meno uno sul registro, un meno uno, meno due, arrivato a un certo numero di volte in cui, a fronte di proposte lette, non rispondete nel giro di 15 giorni, insomma, a quel punto io mi metto in bad karma. Bad karma non significa che è una punizione totale, globale o una sospensione, ma semplicemente un po' una sorta di limbo in cui vedete solo gli scambi alla pari, alla parissimo, proprio tipo 3 contro 3 oppure 10 contro 10, e poi fino ad allargare la forbice e tornare alla situazione normale. In quel periodo voi potete fare tutto quello che vi pare relativamente agli scambi, potete continuare a scrivere alle persone, potete continuare a ricevere delle proposte di scambio, potete continuare a farne nell'ambito delle proposte alla pari, però insomma siete un po' limitati perché ne vedete un pochino di meno. Io non pubblicizzo questa cosa perché so già che qualcuno direbbe: ah, non sono d'accordo, eccetera eccetera, dovevi spiegare tutti i giorni a tutti quanti questa cosa qui. La pubblicizzo solamente nel momento in cui qualcuno se ne accorge. Molti non se ne accorgono nemmeno, molti se ne accorgono e fanno finta di niente, molti si incacchiano come non so cosa, e dice: ah, non è giusto, E io ti dico: non è giusto che tu non rispondi alle proposte di scambio. Ah, ma sono impegnato. Se le leggi, se sei impegnato, allora ti metti in stand-by tu, oppure ti metti in modalità vacanza, in non disturbare, che così nessuno ti rompe le scatole. Perché se qualcuno ti scrive, devi rispondere. Detto ciò, prima regola: rispondere a tutti i messaggi e le proposte di scambio. Seconda regola, anche questa fondamentale: tenete con cura le vostre figurine, le vostre card che dovete scambiare, perché molte volte capita che mandate le figurine che sono in condizioni pietose. Capisco che ci giocano i bimbi, sono tutti contenti, però insegnate a trattare bene le cose anche ai vostri bambini, ai vostri ragazzi, no? Perché
Se scambiate ad esempio con un collezionista, il collezionista non vuole un graffio, non vuole un coso, certo, è un po' pistino, un po' così, un po' collezionista, un po' rompi, nella migliore accezione del termine ovviamente, però ci tiene ad avere delle figurine belle e fatte bene. Quindi al di là del fatto che mandate magari le foto delle figurine ad una qualità un po' scarsa, dove non si vede la vera qualità della figurina, cercate anche voi di tenerle un po' come si deve e soprattutto di insegnare, se le vengono usate anche dai vostri ragazzi, di tenerle per bene, perché comunque quella potrebbe essere un oggetto di uno scambio che, a fronte di uno scambio con figurine non molto tenute bene, potrebbe scaturire in un feedback negativo, che è una cosa che nessuno vuole avere addosso. C'è un pollicione rosso verso il basso che dice che hai trattato male le figurine, quindi tenete con cura le figurine. Una volta che avete concordato lo scambio, si arriva al momento della spedizione. Mi raccomando, anche dal punto di vista della spedizione, fate delle spedizioni fatte bene, imbustate correttamente il materiale, cercate di tenerlo con cura. Ricordate che quelle buste vanno magari in buchette che sono all'aperto, se piove, se dentro ci sono delle figurine mollate così, si guastano, si rovinano, e chi le riceve è come se le avesse avesse buttato via, diciamo, delle sue figurine. Quindi tenetele con cura anche all'interno dell'imballo. Mantenete un imballo fatto bene, soprattutto se sono tante figurine, mettete una busta adeguata e soprattutto, e questa è una cosa fondamentale, scrivete gli indirizzi dove devono essere scritti, non alla cavolo, perché arrivano delle buste. Io ho visto delle buste, ragazzi, che, cioè, ma neanche non so, l'uomo di Neanderthal manda via una busta così. L'indirizzo scritto dove non deve essere scritto, a destra anziché a sinistra, il mittente davanti anziché dietro, al centro della busta. Ma cavolo, il francobollo messo a muzzo dove capitava? No, allora ci sono delle regole, magari vi metto il link in descrizione dell'episodio, dove potete andare sul sito del posto, ci sono diciamo una spiegazione di come deve essere scritta una busta, gli indirizzi, dove devono andare. Tipicamente, normalmente, almeno per come me la ricordo io, comunque per quello che so, l'indirizzo del destinatario deve andare in basso a destra nella busta, l'indirizzo del mittente deve andare in alto a sinistra della busta, oppure dove si apre la busta al centro, diciamo, e il francobollo deve essere in alto a destra della busta. Quindi c'era anche un episodio che ho fatto tempo fa su come si spedisce, che vi consiglio di andare a vedere. Poi lì mi sono incartato con la telecamera al contrario, per cui comunque è spiegato abbastanza bene, almeno a parole. Però mandate via la busta come si deve, prima di tutto perché, se fortuna vuole che arriva, avete avuto molta fortuna, ma il più delle volte queste buste vengono, nella migliore delle ipotesi, rimandate al mittente, nella peggiore delle ipotesi buttate via. Quindi le vostre figurine che mandate a qualcuno vengono buttate via. Pensate che spreco, cioè figurine per cui avete, cioè soprattutto la beffa è per chi le deve ricevere, che non le riceve e voi le avete buttate via, e magari voi avete ricevuto correttamente la busta perché vi è arrivata fatta bene. Però, cioè, è un danno mica da poco, soprattutto per chi magari ci tiene. Quindi mandate via le figurine come si deve, imballate come si deve e scritte, per quanto riguarda gli indirizzi, o comunque composte dal punto di vista della spedizione, indirizzi, francobolli, eccetera, eccetera, come si deve. Mi raccomando, fate i bravi, come da titolo del podcast, dell'episodio del podcast. Ultima regola fondamentale, anche questa, non obbligatoria, lo so che non è obbligatoria, ma è importante: nel momento in cui lo scambio si conclude, lasciate un feedback alla persona che vi ha mandato le figurine, e soprattutto se ne avete ricevuto uno e lo scambio è stato reciproco, ricambiatelo. Perché è importante la valutazione e il feedback? Perché così come è importante parlarsi, comunicare, ci sono delle persone che non possono comunicare con tutti, e l'unico modo per capire chi è la persona con cui magari potenzialmente potrebbero fare uno scambio, come si comporta, che tipo di scambista è leggere le valutazioni. Se avete fatto uno scambio come si deve, mettete una valutazione che dice che lo scambio è andato come si deve, e magari non state troppo nel generico tipo top, ottimo scambio, date una descrizione un po' più ampia, un po' più dettagliata, non so, imballo perfetto, figurine da collezione, figurine da edicola, cars tenute in ottimo stato, persona gentilissima, veloce nello scambio, veloce nella trattativa. Se io leggo una cosa del genere,
è chiaro che sono più invogliato ad andare verso questa persona piuttosto che quello dove ho letto scambio perfetto, scambio top. Cosa vuol dire? Che le figurine sono arrivate, punto. Però non ho mai capito, non capirò mai se erano in buono stato, se l'utente era ok. Poi è vero che perfetto può racchiudere tutte queste cose in una parola, un po' come c'era Panariello quando imitava Renato Zero, che faceva tutto un discorso per dire un concetto e alla fine gli dicevano, fa guarda che, non so, basta dire amore e hai detto tutto. E lui diceva, ah, c'è una parola per dire tutto questo. Ecco, magari scambio perfetto vuol dire figurine in ottimo stato, scambio veloce, persona gentile e tutto il resto. Però più dettagliato è, ovviamente, meglio le persone capiscono con chi hanno a che fare. Quindi date un feedback, ricambiate il feedback, ripeto, non è obbligatorio. Lo so, sono persone che si lamentano, persone a cui non gliene frega assolutamente niente né di ricevere feedback né di darlo. Allora, mi interessa concludere la raccolta e chi si è visto si è visto. Però anche voi, che non me ne frega niente, fate questo piccolo sforzo, date una valutazione positiva in caso di scambio positiva, positivo, e date una valutazione negativa nel caso in cui lo scambio sia negativo. Poi c'è una convalida, una validazione, domande da parte mia per capire come è andata, come non è andata, però la valutazione è importante. Quindi mi raccomando, queste quattro regole sono fondamentali per fare i bravi su scambio figurine: rispondere a tutti i messaggi e proposte di scambio ed essere comunicativi, non comunicativi ma comunicativi, tenere in ottimo stato le figurine, averne cura, spedirle e imballare la busta come si deve, scrivendo la busta in modo corretto, dare la valutazione positiva o negativa, comunque lasciare una valutazione, soprattutto ricambiarla qualora si è ricevuti la cosa. Poi un'ultima raccomandazione per fare i bravi, ma questo ritengo che magari sia più difficile come gestione, è quella di tenere in ordine tutta la lista dei vostri doppi mancanti il più possibile. Però capisco che con tutti gli scambi che uno ha a che fare, con la trattativa di qua e di là e di su e di giù, probabilmente è anche difficile avere sempre una situazione perfettamente allineata. Anche qui io potrei fare delle cose, ci sto studiando per gestire ad esempio le figurine prenotate piuttosto che in viaggio eccetera eccetera, però insomma anche lì hashtag ci arriveremo. Comunque nel complesso il tema della settimana era fate i bravi e questo è fondamentale. Quattro regole per essere delle brave personcine su scambio figurine, come quel bambino che con la sua bella faccina pulita, acqua e sapone, è un bravo bambino. E fate i bravi bambini. A questo punto io concludo la puntata, non sto a farvi pippone del top rated perché comunque ve ne accorgerete, degli new joiner perché comunque ve ne accorgerete, e la concludo qua perché comunque insomma non ho grosse cose da dire. Ci tenevo a fare questa puntata perché in molti questa settimana e anche nelle passate, però comunque in questo ultimo periodo c'è un po' un calo di qualità delle persone perché se ne fregano sempre di più, pensano sempre più a loro stessi senza pensare agli altri. Fortunatamente, come dicevo all'inizio, ci sono persone che pensano anche a voi, magari aiutando a migliorare il sito con le immagini delle limited, magari segnalandomi delle problematiche che ci sono che migliorano la vostra esperienza sul sito, e fortunatamente di queste persone ce ne sono sempre di più. Purtroppo però ci sono anche persone che insomma sono un po' così. Comunque vabbè, la cosa importante è che su 65.000 e passa utenti registrati ce ne sono veramente pochissimi, ma veramente veramente pochi, perché la maggior parte di voi siete veramente delle brave persone e fate veramente i bravi. Quindi grazie perché siete qui con me, grazie per aver alleggerito questa settimana. Adesso comincia il fine settimana, dimenticavo, domani che è sabato, ma anche per voi che magari lo state ascoltando successivamente, magari riuscite ad andare in edicola a recuperare la bustina, c'è la terza uscita delle della raccolta dei calciatori anteprima, che è la terza di quattro bustine che vi aiuta a completare la raccolta per la serie turnover, per la categoria turnover, e quindi insomma andate in edicola. A me è capitato di andarci per un amico che aveva suo figlio che non era riuscito a prenderlo, sono passato dall'edicola e anche se erano passati 2 o 3 giorni me l'ha anche dato, peraltro non me l'ha anche fatto pagare il giornale perché aveva la bustina lì, non sapeva cosa farsi. Ho anche recuperato un album dei calciatori anteprima, chi volesse, c'è cioè un album delle figurine
dell'anteprima. Ho anche un sacco di roba. Avete bisogno di un divano? Sto vendendo un divano, cioè non riesco a vendere un divano. Se avete bisogno di un divano a 3-4 posti e ve lo venite a prendere in pelle, vera pelle, fate bene, vi faccio un buon prezzo. Concludiamo come sempre con la solita formula. Mi raccomando, fate i bravi, scambiate responsabilmente, mangiate le verdure, ricordate che sono solo figurine. Faccio un abbraccio, ci vediamo, speriamo, la prossima settimana. A presto, ciao! E dai!